degli altri partiti, con poca gente c'è sciopero, voi siete venuti col teletrasporto, però Roma, forse non ce la faremo, forse voterete sempre gli stessi, forse siete così, no, forse è così, ma anche se non, vedi, anche se non, ti, non sarai eletto sindaco, non te la prendere, sarà un grande successo, perché metteremo magari 7, 8, 10 consiglieri dentro. E sarà una grande vittoria mettere dei consiglieri dentro. Apriremo il comune di Roma, vi faremo vedere i ponti, faremo i bilanci partecipativi, andremo quartiere per quartiere a sentire cosa vuole la gente, faremo i referendum senza quorum propositivi da mettere nella nostra Costituzione. Io voglio che i cittadini abbiano degli strumenti per decidere la loro vita, non stare lì passivamente. Una cosa vi chiedo per favore, non voglio gridare, no, andiamo oltre il gridare Beppe, il leader, dai vai avanti, oh, famoli, vai avanti, andare avanti, questo è un movimento fatto di persone, di programmi, finché voteremo il leader ci troveremo sempre in queste situazioni, io voglio piano piano non diventare più il leader, voglio integrarmi con loro, sono loro i veri leader, sono loro le idee di questo paese. Qua. Guardate, io ho gridato, lo capisco, che delle volte, ma anche una scena che faccio, chi conosce i miei spettacoli lo sa, scendevo, toccavo la gente, ho sempre gridato, ma guardate, non è una rabbia che io sento fluire, da voi a me, da me a voi, io esprimo la vostra rabbia dentro, la contengo in una cosa buona, e questa rabbia... E questa rabbia che ci unisce perché la sento, è una cosa buona che ci ha uniti in un sogno da 9 milioni di persone per cambiare non una classe politica, ma per cambiare il mondo, la civiltà, la società, l'energia. In Parlamento siamo arrivati, signori, e loro continuano a chiamarci grillini, a snobbarci. Siamo ancora i grillini che pensiamo alla diaria, che non abbiamo fatto niente. Arrivano e ripropongono dei reati del codice Rocco, fermano la rete, codice Rocco. Il reato contro il Presidente della Repubblica, un reato che si chiama vilipendio, fatto dal codice Rocco per proteggere Mussolini. Ma no! Cos'è il vilipendio? Io vorrei saperlo. Che cos'è il vilipendio? Se io parlo di questo signore che in una notte si è raddoppiato la carica, che non è mai successo nella storia della Repubblica di avere un presidente di 85 anni, e mentre lui si raddoppiava la carica, dava in carico di distruggere i nastri che aveva, nastri telefonici, che parlava una conversazione con Mancino, che cos'è? E vengono a controllare la diaria, ti vengono a controllare Lombardi 200 euro, l'ha presa per il culo del TG3, andavano a cercare il tuo portafoglio, hai capito i 200 euro? Perché non sono andati a controllare invece, quando il nostro Presidente della Repubblica, che era Presidente della Commissione Europea, si faceva i suoi voli da Bruxelles a Roma a 76 euro e si faceva rimborsare 800 euro? Perché non vanno a controllare le sue ricevute, non queste qua? Io sto girando e questo Battista me lo ricordo e mi ricorderò anche il Corriere della Sera, perché finché la fa l'Unità che dice che noi abbiamo un social network di cui siamo proprietari del Fatto Quotidiano, che siamo io sono proprietario di Santoro, finché lo scrivi, io l'unica cosa di cui sono proprietario è l'Unità, perché prende 6 milioni di soldi pubblici tra cui una parte delle mie tasse, ecco di cosa sono sicuro. Chi è Fioroni? Chi è? Quello di Viterbo, come si chiama? Fioroni. È andato dentro il Parlamento con una legge, vuole fare una legge per rendere pubblico i miei guadagni. Ma i miei guadagni sono pubblici, il mio 740 è pubblico, vai lì, te lo vai a vedere, è sempre a giugno quando c'è la dichiarazione dei redditi su Panorama, cazzo, in prima pagina, ero il primo contribuente in Liguria, è libero, avranno una bella sorpresa, perché i 3 anni, io non voglio farvi pena, ma è 3 anni che io faccio questi spettacoli e non mi date un cazzo di un euro, allora... E io mi sono azzerato il guadagno, ma chi se ne frega? Ma se volevo i soldi, stavo lì a fare quello che facevo prima, no? Si ammazza la gente, chiude un'impresa al minuto e questi qui fanno slogan. Questi qui in 2 mesi hanno spostato di 2 mesi l'IMU a settembre perché sanno già come fare il giochetto. Uno parla al culo a Berlusconi parla al culo a quello col Monte dei Paschi di Siena, modificano le leggi, vanno in prescrizione.
Chi guarda la TV verrà travolto da noi, siamo troppi, veramente. O al governo o niente. Ne rimarrà solo uno, come ha appena detto Grillo. Ci credi? Sì. L'opposizione intanto è un'opposizione corretta e è la prima opposizione italiana che finalmente funziona. Se gli daranno la possibilità di governare sarà un governo come si deve. Grillo dice tutti a casa, ma si può governare da soli? Non credo proprio. Lei del PD? Sì. No, da soli non riusciranno mai a governare, non è possibile. Lei li ha votati? Io sì, però in politica quando si entra poi bisogna entrare per cambiare le cose dall'interno, non si può sempre stare all'opposizione. Perché secondo lei milioni di persone votano ancora PDL e PD? Ma pensano ancora di raccogliere il briciolo dal tavolo, non è rimasto neanche più il tavolo. Perché moltissimi italiani hanno votato 5 Stelle secondo lei? Perché forse erano stanchi di questa classe politica. Lei prima cosa votava, prima di incontrare Grillo? Votavo purtroppo il nano, PDL. Fino a che anno? Fino alle ultime votazioni. E adesso invece credo nella democrazia diretta? Certo, cioè, assolutamente. Ha fatto un bel salto. Mi sono accorto che mi stavano prendendo per il culo. Sono di sinistra, però in questo momento mi sento tradita, quindi vedo quello che dice Peppe Grillo. Ma lui dice che ormai sinistra e destra sono categorie da superare, lei ci crede? Penso di sì, penso proprio di sì. Però in cuor suo si sente ancora di sinistra? Sì, proprio sinistra estrema era, mi piaceva proprio, quell'ideale lì è nel mio cuore. Perché l'ha votato? Perché spero e sono certo che cambierà le cose. Dovrà cambiare le cose perché così non possiamo andare avanti. Ma ci crede davvero che li mandano a casa e governano da soli? No, siamo noi che governeremo assieme a Grillo. Mi hanno deluso abbastanza. Perché? Perché non ho visto il vero cambiamento che predicavano. E quale forma aveva questo cambiamento che lei auspicava? Cacciare i vecchi politici dalla piazza, cacciarli dal Parlamento. E invece in fondo andare al governo con PDSL? Poteva essere un'idea. Aspetta, potevamo, se ci fosse stato chiesto, potevamo, ma non ci è stato chiesto nulla, ci hanno detto dateci dei voti e andiamo a governare noi senza di voi, no, i voti ce li teniamo noi. E alle prossime elezioni, quando saranno, prenderanno più voti o meno voti? Secondo me meno, perché tante, sì, c'è stata la protesta, ma se questo governo riesce a fare qualche cosa, il che dubito, li prende. Berlusconi? Non glielo augura in fondo. Lo dicono, andiamo alle prossime elezioni, vinciamo noi, andiamo al governo. Si spera. È possibile? Con Berlusconi non va. Non è che vince ancora quello là? Ecco, Berlusconi sta facendo la barba a tutti. Non è che a furia di dividersi si fa il gioco di Berlusconi per l'ennesima volta? Beh, ma chi lo fa come il PD coscientemente il gioco di Berlusconi, quindi penso che Grillo opportunisticamente favorisca questo gioco, perché ha tutto da guadagnare. Loro dicono siamo l'unica opposizione ad un governo dell'inciucio. Guarda, dopo l'alleanza PD-PDL mi viene da dire che è vero, purtroppo. Sono PD, però penso che voterò loro. Come mai? Tante cose non promesse. Rodotà. Il rospo dell'inciucio Letta Berlusconi? È stata qua. Quello non va giù, eh? Non va giù. Prima cosa votava? PD. Come mai ha smesso? Perché dopo quello che è successo non c'è più fiducia. Ecco quello che è successo. Qua io lavoro nel comune e si sono venduti tutte le aziende pubbliche, farmacie. Cosa spera da Grillo e dal movimento? Che scoperchi la pentola una volta per tutte. C'è Grillo in piazza, cosa ne pensa? Signora, suora, scusi. Ce l'avete qua davanti. Ma niente, lo ascolto. Arrivederci. Ma che cazzo fai? Ma lo vedi dove sei? Lo vedi che sei a una finestrella da solo? Questa è la tua vita. È la vita che vuoi per i tuoi figli, stare lì a spiare da una finestrella nascosta. Lei è un simpatizzante o un curioso? Simpatizzante. Perché ha votato 5 Stelle? Perché la sinistra mi ha deluso. Lei è un ex elettore di sinistra? Sì. Ma loro propongono la democrazia diretta, è possibile in Italia? Se si vuole, sì. Lei vorrebbe votare contro il referendum? Sì. No, dipende che il referendum. È un rapporto a tu per tu quotidianamente con le istituzioni. Ma si può governare con la democrazia diretta?
Certo che si può. Cioè con continui referendum? No, i referendum non servono sempre. Loro propongono la democrazia diretta, sapete cos'è? Sì, la democrazia diretta è che siamo noi stessi che decidiamo, ma sempre sul web, vero? Ma è praticabile? No, non penso che sia facile. Tu vai su internet? Sì. Lei? Sì, io no, lei va. Sa cos'è? No, non so cos'è. È la democrazia che si attua attraverso la partecipazione dei cittadini continua, dei referendum. Diretta, sì. Ci credo. Ma si può governare l'Italia con la democrazia diretta? Sì, si può governare. Si può fare tutto. Basta applicarsi. Lo vede in ascesa il movimento? Ma sicuramente. Lei lo voterà? Certo. Prima cosa votava, se posso permettermi? Il mio partito non esiste più. AN. Io ultimamente avevo votato Casini. L'ultima volta. E tu? Io non votavo. Quindi. A Casini votavi? Avevo votato Casini perché stava di centro. Però da Casini a Grillo? Sì, ma non adesso, dall'inizio di Grillo, proprio io poi non ho più votato per un paio d'anni. Ero di sinistra, anzi lo sono tuttora. Ecco, ci sono da destra e da sinistra i voti per Grillo, per il movimento, come se lo spiega? Come me lo spiego? Beh, sono come l'ha detto Grillo, sono le idee che contano. C'è un problema di democrazia interna al Movimento 5 Stelle? Un problema di democrazia interna? Non credo. Perché i critici dicono comanda Grillo. Comanda Grillo. I problemi li stanno creando gli altri. Alcuni dicono che Grillo è un po' il padrone, il dittatore del movimento. No, no, da quello che dice no. Da quello che dice sono cose giuste. Senza Grillo esiste il Movimento 5 Stelle? No. Prima chi votava? Berlusconi. Addirittura? Perché? Alcuni dicono che Grillo è il padrone del partito come Berlusconi è il padrone del PDL. No, sono balle, che la verità, la realtà è questa. Quello che sta dicendo Grillo. Non è che decide lui poi le linee strategiche? No, assolutamente. E poi la base è viva. C'è stata, signora, c'è stata una polemica recente sulla questione dei soldi, delle diarie, dei rendiconti. Lei come la vede la questione? È stato fatto qualche errore? Ma errore non credo, probabilmente da parte di qualche singolo, senza ombra di dubbio, che forse non credeva totalmente in quello che ha firmato, per il quale ci siamo messi in gioco, e pensava forse di arrivare in un determinato posto e fare come il politico tradizionale. Lei vorrebbe i rendiconti online, dettagliatamente? Assolutamente sì. Di tutte le spese? Di tutte le spese e l'avanzo restituito per tutte le iniziative che abbiamo enunciato. Tutti devono poter vedere come vengono usati e se vengono usati come è stato richiesto. Il resto restituito? Certo, quello che è esubero. Cioè, senza io sono guardare dell'idea... caso per caso? No, io sono dell'idea che chi fa politica deve farlo col cuore. Il fatto dei rendiconti, dei soldi, l'hanno gestita bene, c'è qualche errore? Ma si sono incaponiti sulla diaria, io penso che già il metà dello stipendio va bene, poi le diarie c'è anche quella che c'ha i bambini da curare, cioè, voglio dire, uno che abita a Roma c'ha meno spese di uno che arriva da Milano. Le spese rendicontate, se avanza qualcosa, questo lo restituiscono. Sì, sì, andrebbero restituite, certo. Basterebbe una come la BBC, ne mettiamo due all'asta e ne teniamo una senza pubblicità e senza partiti dentro, in modo da avere un'informazione normale in questo paese che non c'è. Se non usa internet, come le è arrivato questo messaggio? Dalla piazza, dai giornali, dalla TV? Dalla TV sento anche quando ci sono i giornali, quelle cose lì. Anche se lo criticano moltissimo sui giornali, sulla TV? Non fa niente, lascialo criticare. Si può fare un movimento nazionale con aspirazioni di governo senza andare in TV? Penso di sì. Anche se metà abbondante dell'Italia guarda la TV come unica fonte di informazione? È l'unica che c'è, perché ormai abbiamo solo 30-40 canali televisivi e che ci danno a intendere quello che vogliono. Va benissimo in queste piazze, sulla rete, dove vuole lui, ma non in TV, per amor del Dio. Però la TV la guarda ancora metà abbondante d'Italia? Ho capito, è metà abbondante d'Italia, che cosa pensa? Sono irrecuperabili? No, spero che siano recuperabili, ma per le piazze, per i giornali, per la rete, per la comunicazione che c'è fra noi. Dovrebbe andare, perché i nemici tante volte hanno combattuto con le loro stesse armi.